Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca nera, purtroppo perché è stato ritrovato nello sgabuzzino di casa il corpo di Eliana Caratella, 41enne di Miglianico, che questa mattina è stata uccisa con ogni probabilità al termine di una lite con un colpo di pistola. Il fatto è accaduto in un'abitazione poco fuori rispetto al centro di Miglianico, in via Francesco Paolo Antonelli 17, pare aver trovato però subito la tragica risoluzione. Si è infatti costituito il convivente della donna, un uomo di 39 anni di Matera, che avrebbe dunque fatto fuoco contro la donna colpendola al volto con un colpo d'arma che è risultato letale. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno rinvenuto la vittima e ricostruito quanto avvenuto nell'abitazione. Al loro arrivo hanno ritrovato, oltre al cadavere della donna, anche i suoi due figli avuti con l'ex marito. Non è chiaro se i figli abbiano assistito al delitto o se fossero fuori casa al momento della tragedia. Il pubblico ministero Lucia Campo, prima di allontanarsi, non ha rilasciato dichiarazioni, ma la soluzione all'ennesimo femminicidio purtroppo pare essere abbastanza evidente e restituisce l'ennesimo episodio di violenza che si consuma all'interno delle mura domestiche. Cambiamo argomento adesso. Secondo un'analisi dell'osservatorio Abruzzo Open Police, la nostra regione ha perso negli ultimi 10 anni il 18,2% dei posti letto, dato che condanna soprattutto le aree interne. Stefano Recanati. In Abruzzo vengono spesi 2,8 miliardi di euro l'anno per garantire le prestazioni sanitarie, ma i posti letto sono diminuiti in tutte le province nell'ultimo decennio, con svantaggi soprattutto per le aree interne della regione. Lo si apprende da un'analisi dell'osservatorio Abruzzo Open Police. A livello nazionale nel 2020 i costi del servizio sanitario ammontavano a circa 130,2 miliardi di euro. Questi costi vengono ovviamente ripartiti tra i territori del paese, tra cui l'Abruzzo, dove i costi maggiori sono rappresentati dalla fornitura di beni e servizi, 1,9 miliardi di euro, oltre che dal personale sanitario e professionale, 655,9 milioni. Nella regione questi servizi hanno dei costi pari a 1,4 miliardi di euro. La fornitura di servizi essenziali incide infatti per il 47,3%. L'assistenza ospedaliera per gli acuti è il segmento con costi maggiori, con 1,1 miliardi di euro, a cui seguono le attività di pronto soccorso con 106,7 milioni. La maggior parte di questi costi va a coprire le spese per il personale sanitario, 36,3%. A questa seguono i costi delle prestazioni sanitarie, 22,7%, e i costi dei servizi non sanitari, 12,2%. Tra il 2010 e il 2019 i posti letto nelle strutture di ricovero abruzzesi sono diminuiti, passando in quasi un decennio da 5.333 a 4.300 61, con un calo di 972 unità, pari al 18,2%. Si tratta di una variazione particolarmente evidente nelle aree interne e Pescara, la provincia caratterizzata dal maggior numero di posti letto nelle strutture di ricovero, 1260, seguono L'Aquila 1143, Chieti 1114 e Teramo 884. Nel periodo 2010-2019 le diminuzioni più consistenti hanno riguardato le province di Chieti, meno 32%, e Teramo, meno 18%. La diminuzione dei posti letto dal 2010 al 2019 è avvenuta sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate, ma se per le prime la discesa è stata netta e costante, il numero di posti letto nelle seconde è rimasto quasi invariato. Nelle strutture pubbliche infatti sono passati da 4.251 nel 2010 a 3.377 nel 2019, meno il 20,6%. Le case di cure private invece nel 2019 avevano 984 posti letto, a differenza dei 1.082 in dotazione 9 anni prima, meno 9,1%. Andiamo a Pescara adesso, dove l'amministrazione comunale ha presentato il programma per i buoni spese alimentari che saranno donati alle famiglie bisognose della città, stanziati 35.000 euro. Paolo Renzetti.
Questo è un vero e proprio miracolo, siamo sotto Natale per cui questa battuta viene proprio a caso perché siamo riusciti a trovare questi soldi per dare appunto sfogo a queste famiglie bisognose di Pescara. Sono circa 700 che sono iscritte al PIS, al pronto intervento sociale, che riceveranno nei prossimi giorni telefonata agli assistenti sociali, che ringrazio sin da ora perché si sono messi a disposizione ovviamente di noi politici, quindi sacrificheranno anche un po' le ferie per chiamare tutte queste persone bisognose a cui verrà dato un buono. Noi diamo l'indirizzo politico, poi la struttura valuta in base alle persone e alle famiglie quello che bisogna dare, il numero dei componenti della famiglia, se ci sono bambini, se ci sono diversamente abili e quant'altro. Lei aveva chiesto nei giorni scorsi all'amministrazione di fare un passo in questa direzione, nella direzione dei più bisognosi della città in vista del Natale, e questo passo è arrivato, questa risposta è arrivata? Sì, c'è stato un lavoro di squadra a partire dal Presidente della Commissione, Maria Luigia Montopolino, dall'Assessore di Nisio, dal Sindaco, che hanno compreso che a Pescara ovviamente oltre alle festività natalizie che tutti quanti godremo di spettacolo e quant'altro, c'è anche una fetta di popolazione che ovviamente ha bisogno di essere sostenuta anche dal punto di vista alimentare, viste le numerosi aumenti di bollette che anche io ho ricevuto e tutti stiamo ricevendo di luce e gas. Abbiamo dimostrato più volte di essere sempre presenti, voglio ricordare anche che il 28 dicembre ci sarà la cena con i senza fissa dimora dove noi politici saremo a servire, quindi ne approfitto di questa parte per ricordarlo a tutti. E per tornare a oggi, grazie anche all'aiuto della Presidente della Commissione Montopolino che ha fatto una commissione, e qualcuno poteva pensare che noi non potevamo impegnare le 35.000 euro che avevamo per queste persone bisognose. Invece no, invece questa è una risposta che noi diamo comunque sempre positiva, perché noi siamo qui per aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno. Grazie alla Commissione siamo riusciti ad intercettare questo avanzo di fondi del sociale di 35.000 euro. Diciamo che lavorando all'interno della Commissione sono uscite diverse proposte che per problemi amministrativi e burocratici purtroppo non possono essere realizzate. Allora in unione, in accordo, e questa è la cosa importante da sottolineare, di diversi partiti, quindi anche la parte politica unita insieme per un unico scopo, abbiamo ovviamente fatto la scelta di destinare questi 35.000 euro alle famiglie prese in carico dai nostri servizi sociali. Critiche al piano sociale del Comune arrivano da parte dei consiglieri del Partito Democratico, ovviamente consiglieri comunali di Pescara, che parlano di misure inadeguate ed inefficienti. Noi abbiamo ravvisato una mancanza di lettura effettivamente centrata e incentrata su tutte quante le problematiche della nostra città. Del resto una lettura che diventa deficitaria nel momento stesso in cui le organizzazioni sindacali non sono state chiamate all'interno del gruppo di piano come prevedevano appunto le linee di indirizzo regionali. Le organizzazioni sindacali sono state chiamate soltanto ad un tavolo tecnico dove non era presente la politica ma soltanto i servizi, e questo è un chiaro messaggio politico del voler tenere fuori da determinate situazioni appunto chi veramente vive il territorio e chi si rende conto di quelle che sono le necessità effettive. Però questa mattina, poche ore fa, l'amministrazione comunale ha annunciato lo stanziamento di 35.000 euro per i buoni spese alimentari. Allora, diciamo che questo stanziamento era stato previsto in una variazione di bilancio nel mese di novembre, poi è stata fatta una commissione in cui noi dell'opposizione abbiamo chiesto conto del perché questi 35.000 euro non fossero stati impegnati, abbiamo chiesto perché si arrivava a fine anno con un avanzo del genere sul PIS, e ci è stato anche risposto che purtroppo non si potevano prevedere buoni spesa perché la procedura è un po' complessa, per cui questi 35.000 euro non potevano essere impegnati immediatamente per i buoni spesa. Loro adesso dicono sì, usciamo, ma diciamo soltanto che loro escono con un impegno di questi 35.000 euro, ma di fatto le nostre famiglie non avranno e non usufruiranno dei buoni spesa di cui hanno usufruito fino all'anno scorso grazie a dei finanziamenti nazionali, quest'anno non ne potranno usufruire, quindi dovranno aspettare ad anno nuovo.
Andiamo a Teramo adesso, dove si festeggia San Berardo, il santo patrono del capoluogo. Torna la fiera nel centro storico, nel pomeriggio la processione con la reliquia del santo e la benedizione alla città. Inoltre quest'anno ricorre il 900° anniversario della morte di San Berardo e l'apertura dell'anno berardiniano. Tania Bonici Castelli. 19 dicembre, San Berardo, patrono della città di Teramo. Una giornata da sempre vissuta intensamente dai teramani tra tradizioni popolari, come la consueta fiera lungo il centro storico e le solennità religiose. Quest'anno poi c'è un motivo in più per festeggiare San Berardo. Ricorre infatti il 900° anniversario della sua morte, che coinciderà con l'apertura dell'anno berardiniano, grazie al quale sarà concessa indulgenza plenaria per 12 mesi a chiunque visiterà la cattedrale di Teramo. Il Duomo, infatti, definitivamente restaurato e rinforzato sismicamente, riaprirà ogni suo angolo ai fedeli, compresa la cappella monumentale di San Berardo, che torna ad essere fruibile dopo quasi 2 anni di restauro. Inoltre, l'anno berardiniano prevede il trasporto dell'urna del santo nei 10 santuari della diocesi di Teramo Atri. La giornata di festa trova il suo punto più coinvolgente nel pomeriggio alle 18, quando da Piazza Sant'Anna parte la processione con le reliquie del patrono fino a giungere in cattedrale, dove viene celebrata la messa pontificale officiata dal vescovo Leuzzi e dal clero cittadino. Attesissima la benedizione finale alla città, fatta con la mano reliquia di San Berardo. Di nobili origini, San Berardo fu nominato vescovo a Teramo nell'anno 1116. Era identificato come un vero e proprio salvatore e chiunque in sua compagnia si sentiva ristorato dal punto di vista emotivo e spirituale. Più volte l'intervento provvidenziale di San Berardo, che aveva visioni celesti, contribuì a risolvere sanguinose rivolte cittadine. San Berardo morì nel 1122 e la sua morte fu un duro colpo per i teramani, che lo consideravano l'unico vero protettore della città. È morto da 900 anni, ma per i fedeli continua ad essere lo stesso dispensatore di protezione e grazie. Domani al Teatro Marrucino di Chieti ci sarà la festa dello sport 2022 organizzata dal Coni Point di Chieti. Dalle ore 17 oltre 140 i premiati fra atleti, dirigenti e società della provincia che si sono distinti nel 2022 raggiungendo obiettivi di prestigio in tante discipline sportive sia a livello nazionale che internazionale. Location prestigiosa per l'edizione 2022 della Festa dello Sport, tanti premiati, quali le novità? Allora, innanzitutto è il primo anno, diciamo, post-pandemico in cui organizziamo un evento con più libertà. Un ringraziamento particolare va al Comune di Chieti per averci concesso questa importante location del Teatro Marrucino per la festa annuale dello sport provinciale del CONI. Sicuramente quest'anno sarà una premiazione a tutto tondo, nel senso che ci saranno circa 140 premiati, avremo delle premiazioni speciali, ci saranno dei personaggi di spicco tra i premiati speciali, ma soprattutto la testimonianza che in questa annata sportiva tutte le federazioni sportive del CONI, le discipline associate, gli enti di promozione si sono impegnati nella nostra provincia e abbiamo visto risultati di prestigio sia a livello italiano ma anche a livello europeo, e quindi per me è un onore poter premiare questi bravissimi atleti, queste società, e un ringraziamento va anche a tutte le famiglie degli atleti che hanno permesso il continuo dell'attività in un momento particolarmente difficile. Lei ha parlato di premiazioni speciali, può farci qualche nome e dirci qualcosa di più? Allora, premiazioni speciali sì, ci sarà la premiazione per Colonnello, ex giocatore di Serie A e attualmente head coach della Juventus Academy, quindi a Abu Dhabi. Inoltre ci sarà la premiazione della tennista Grimalska del circuito WTA e, cosa più importante, ci saranno la premiazione delle stelle al merito del CONI nazionale, stelle d'oro, d'argento e di bronzo, che saranno assegnate appunto a coloro che sul territorio provinciale si sono contraddistinti o come attività sportiva, cioè come atleta, o come dirigente, e quindi hanno ottenuto questo ambito riconoscimento dal CONI nazionale. Nella prossima estate il Pescara Calcio effettuerà il ritiro precampionato in Canada. I dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa.
È la prima volta intanto per noi dalla nascita di portare il Pescara fuori dall'Abruzzo per fare un'esperienza del genere. È una grande novità e spero che di coinvolgere appunto tutte le, non solo la nostra parte sportiva ma anche la parte culturale ed è commerciale, perché noi abbiamo una grande comunità a Toronto di abruzzesi di prima nascita che sono lì, e quindi per noi è fondamentale creare questo tipo di rapporto. Quindi portare la squadra fuori significa avvicinare poi la gente che vive lì da tanti anni all'Abruzzo, fondamentalmente. Un'iniziativa sportiva, di marketing, appunto sociale, anche di aziende che vogliono venire con noi e esportare i meravigliosi prodotti dell'Abruzzo. Quindi stiamo andando su un mercato molto importante, perché poi il calcio in Nord America è in grande ascesa, tant'è vero che ospiteranno i mondiali del 2026. Noi siamo nella città di St. Catharines, che si trova un'ora e un quarto da Toronto, e siamo vicino alle cascate di Niagara, 15 minuti. Ci sono tanti italiani in Canada, ma avere una squadra italiana non è cosa di tutti i giorni. Sì, specialmente per me, che sono mezza italiana, noi siamo molto orgogliosi di questa opportunità di fare questa partecipazione con Pescara. E ovviamente ha anche un valore, oltre che sportivo, commerciale. Certo, per la squadra e anche per noi, per aprire la nostra college agli italiani che forse vogliono venire anche a studiare durante l'inverno, durante l'anno. E questo servizio ovviamente ci introduce, come ogni lunedì, all'ampia pagina di sport. Sconfitta dolorosa per il Pescara, il lunch match col Picerno vede i lucani imporsi per 1-0 grazie al rigore trasformato da D'Angelo. Prova opaca dei biancazzurri, che rimangono a 38 punti e venerdì chiuderanno il 2022 sul campo dell'Avellino. Quarta sconfitta stagionale casalinga, quinta con quella di Coppa Italia con il Gubbio per il Pescara, ancora una volta irriconoscibile al cospetto dei propri tifosi. Il Picerno vince di misura grazie ad un rigore trasformato nella ripresa da D'Angelo al termine di una gara che ha mostrato la pochezza del Delfino in questo momento. Se non è crisi, poco ci manca, in attesa di vedere quello che accadrà venerdì prossimo allo stadio Partenio Lombardi di Avellino. Cosa sta succedendo alla squadra? Questa la domanda che si fanno i tifosi dopo il match con il Catanzaro. La luce si è spenta. Colombo per 10 undicesimi conferma la squadra di Monopoli, con l'unica eccezione di Sommariva fra i pali al posto di Plizzari. Fra gli ospiti in regia il quasi quarantenne ed ex biancazzurro Francesco Dettori, che sarà il migliore con D'Angelo tra i suoi. Avvio di partita equilibrato, con una gara che si gioca a buon ritmo e con gli ospiti che si fanno apprezzare per buone geometrie di gioco. La squadra di Longo non sta a guardare ed è brava a chiudere tutti gli spazi a Vergani e compagni. Le emozioni latitano con i due portieri Sommariva e Crespi, spettatori non paganti di un match che stenta a decollare anche per demerito di un Delfino sbiadito ed appannato. La prima notizia da Taccuino è l'ammonizione del lucano Setola dopo mezz'ora, e così bisogna attendere per vedere la prima vera emozione della partita. Addirittura il 41esimo con De Sogus, che dopo un rimpallo si ritrova il pallone in aria, con la sua conclusione però da dimenticare, e con il pallone che termina sopra la porta della formazione lucana. Nella ripresa al primo minuto, palla in aria dalla destra di Cupone per Vergani, che manda la sfera in curva. Approccio diverso di Aloi e compagni rispetto al primo tempo, spingono i biancazzurri con il Picerno che arretra di qualche metro. Nel Pescara spazio a Delle Monache per un opaco Cupone, ma il giocatore di cappelle sul tavo sarà poi protagonista in negativo della gara. Al 19esimo proprio il neoentrato Delle Monache va a commettere un fallo ingenuo in area di rigore su D'Angelo, con il direttore di gara che indica senza indicazioni il dischetto, e con lo stesso D'Angelo che spiazza Sommariva per il vantaggio lucano. Gara in salita, come troppe volte accaduta all'Adriatico in questa stagione, con Colombo che poi manda in campo Tupta per Jabois. I biancazzurri però si innervosiscono e riescono a combinare davvero poco con Lescano, Colai e Crescenzi in campo
campo negli ultimi 20 minuti in una gara che vede un Pescara inconcludente e palesemente in difficoltà. Nel finale però i padroni di casa almeno ci provano con Tupta che al 44esimo sfiora il palo e poi con l'errore del portiere lucano che permette a Brosco di andare a colpire di testa con il salvataggio prima della linea di un difensore del Picerno. Poi il recupero in cui a vincere solo la confusione con al 95esimo la festa del Picerno e con Colombo e i suoi ragazzi a chiedere scusa ai tifosi sotto la Nord. Il 2022 si chiuderà venerdì 23 dicembre per la sfida con l'Avellino che sarà valida per la prima gara di ritorno con l'auspicio dei tifosi pescaresi di vedere una squadra all'altezza della situazione. E a margine della presentazione del ritiro che nella prossima estate verrà il Pescara a lavorare in Canada, il presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Sebastiani, che ieri al 91esimo non ha rilasciato dichiarazione, ha parlato del momento difficile della squadra dopo il KO di ieri. Che cosa sta succedendo al Pescara, presidente? Ma secondo me c'è un periodo che non va, perché anche ieri abbiamo preso un gol su forse l'unica palla che hanno avvicinato all'area nostra, tra altre cose su un'azione che dove Marco Delle Monache aveva fatto un errore in attacco e è andato a rincorrere l'avversario come dovrebbero fare tutti, purtroppo ci può stare che è scivolato, ha preso l'avversario, però quello è lo spirito che mi piace, cioè quello di correre dietro a tutti, poi ci può stare l'errore. Noi siamo assolutamente soddisfatti del cammino fatto fino ad oggi, sapevamo che le due calabresi, abbiamo sempre detto, basta rivedere le interviste passate già dalla prima giornata, che le due calabresi avevano qualcosa in più di noi, e per cui noi stiamo facendo un campionato assolutamente positivo fino adesso e non dobbiamo assolutamente buttare all'aria tutto quello che è stato fatto, lo dobbiamo migliorare, sicuramente ci sarà qualcosa da rivedere, perché quello che non è piaciuto nelle ultime partite, secondo me, a mio avviso, è il fatto che questa squadra che prima si preoccupava di attaccare, oggi si preoccupa di difendere, è una cosa che non sta nelle nostre corde, quindi evidentemente qualcosa il mister dovrà rivedere. La squadra, presidente, che sembra aver perso l'identità che aveva acquisito nei primi due mesi di campionato? Secondo me il Pescara deve pensare a se stesso, per me le squadre che vogliono giocare a calcio devono pensare a se stesso senza guardare l'avversario. E probabilmente in queste ultime partite abbiamo un po' troppo guardato gli avversari e meno noi stessi, e questa squadra ha dimostrato che se guarda se stessa, siamo andati a Monopoli in un campo al limite della praticabilità, abbiamo fatto una partita dura, decisa, abbiamo portato a casa il risultato, il Pescara deve fare quel tipo di gioco lì. Ma lei è preoccupato? No, no, nel modo più assoluto, ma noi siamo ripartiti con un progetto praticamente nuovo, con tanti ragazzi nuovi e quindi c'è bisogno di tempo, noi nessuno di noi si aspettava che questa squadra facesse un cammino così importante fatto fin qui, e quindi assolutamente positivo e non, ripeto, io non ho nulla da rimproverare, poi ci può stare un periodo no, speriamo di superarlo velocemente. Scendiamo in Serie D adesso, un 3-1 senza attenuanti alla Roma City permette al Pineto di consolidare la prima posizione in classifica. Per i biancazzurri la doppietta di Maio e il gol di Filippo valgono il 14esimo risultato utile consecutivo in campionato. Roberta Di Sante. Il Pineto, già campione d'inverno, regola 3-1 il Roma City nell'ultima casalinga prima del giro di boa e consolida la vetta della classifica. Gara equilibrata in avvio col Pineto che prova a pungere all'ottavo, Ceccacci chiama Maio alla girata ma il colpo di testa è debole. Tutto facile per Manoni. La pressione del Pineto si concretizza al 18esimo, incursione dalla sinistra di Maio che viene fermato da Ferrante in area in maniera fallosa secondo il direttore di gara che decreta la massima punizione. Dal dischetto lo Sicco non sbaglia e spiazza Barone firmando il vantaggio biancazzurro. Il Roma City non ci sta, è immediata la reazione al 20esimo con la conclusione di Perroni che però dà solo l'illusione del gol, mentre al 29esimo è ottima la scelta di tempo in chiusura di Traini sugli avanti del Roma City. Gara godibile col Pineto che risponde colpo su colpo e sfiora il raddoppio al 33esimo, scambio Emili Maio con pallone di ritorno per il trequartista che in diagonale manca il raddoppio.
doppio per questione di centimetri. Tegola al 37esimo per il Pineto. Giambè, che si era già accasciato in precedenza dopo un contrasto, non ce la fa ed esce tra gli applausi dal terreno di gioco. Al suo posto entra Forgione, che si mette subito in mostra servendo di prima intenzione al 40esimo Maio sul secondo palo, ma il colpo di testa del numero 9 è impreciso. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa ancora Pineto pericoloso in ancora Maio a spazio sul fronte destro. La conclusione e la deviazione con la sfera che termina in corner sugli sviluppi dell'angolo di Filippo, di prima intenzione da fuori, fa le prove per un gol solo rimandato, infatti al 14esimo. Lo sicco da in là, contro traversone di Maio per la testa proprio di Filippo, che insacca un gran gol a fil di palo, mettendo la sfera lì dove Barone non può arrivare per il 2-0. E al 20esimo ancora Maio, uomo ovunque, si mette in proprio, rientra sul destro e scaglia la conclusione che sorvola il 7. Break della squadra ospite al 22esimo con il colpo di testa di Raffini, che da buona posizione spedisce al lato. Ma al 37esimo arriva il tris del Pineto, il neo entrato Foglia va a recuperare caparbiamente un pallone sulla tre quarti, si incuna in area e viene fermato. Secondo il direttore di gara ci sono gli estremi per il secondo penalty di giornata per i biancazzurri. Maio dal dischetto spiazza Barone e firma meritatamente il 3-0, suggellando una prova superlativa con il gol e mettendo di fatto in ghiaccio il match prima di far posto al 40esimo ad Allegretti, che torna in campo dopo il lungo infortunio. Passano due minuti e il Pineto sfiora anche il poker con il colpo di testa di Nonni, che saggia i riflessi di Barone. Non basta al Roma City nel finale il gol della bandiera, firmato dal solito Raffini, che insacca l'altezza del secondo palo, firmando l'ottavo centro stagionale. Dopo 5 minuti di recupero termina 3-1 il Pineto in anella, il 14esimo risultato utile consecutivo e la quarta vittoria di fila, consolidando la vetta della classifica, ora più 7 sulla Vigor Senigallia, in attesa del derby contro la Vastese di mercoledì. Il Chieti chiude i festeggiamenti invece per il centenario con una vittoria all'Angelini contro il Fano. Di Paglia su rigore Cesario nel finale, le marcature dei neroverdi che ora saranno attesi mercoledì dalla trasferta col Matese. Nel giorno della chiusura dei festeggiamenti per il centenario, il Chieti si congeda dall'Angelini e dai suoi tifosi battendo per 2-0 il Fano. Una vittoria di sacrificio, di cuore, che fa salire la formazione teatina al 10° posto, allontanando per il momento la zona calda della classifica. Rientrato dopo due giornate di squalifica, mister Mauro Chianese sceglie di confermare il 3-5-2 con i nuovi innesti quasi tutti in campo dal primo minuto, ad eccezione di Natella in prima linea, spazio alla coppia Riosa-Mancini. Dall'altra parte, squalificato Andrea Mosconi, in panchina siede Massimiliano Fiscaletti. Il modulo è lo stesso degli avversari, con Serge Sedrolet a cercare di non far rimpiangere il duo Broso Padovani. Dopo una prima parte di studio arrivano le prime due occasioni, una per parte. Al 10° è il Chieti, che dagli sviluppi di calcio piazzato manda alla conclusione Barbetta, ma il tiro dell'esterno è impreciso e termina sul fondo. 60 secondi e siamo dall'altra parte, quando a tremare il Chieti con Zanni, che raccoglie una respinta corta della difesa, ma il suo tiro si infrange sul palo alla sinistra di Serra. Dopo alcuni minuti di grande intensità, la sfida torna a giocarsi su ritmi lenti, anche se la formazione teatina va vicino alla rete. Alla mezz'ora Damian Salto con la rimessa lunga pesca Mancini in area piccola, ma il tentativo di girata termina alto. Alla mezz'ora si sblocca il match cost to cost di Mercuri per via centrali. Nappo, nel tentativo di fermare il centrocampista con la mano, lo sbilancia, e per il direttore di gara ci sono gli estremi per decretare la massima punizione. Tra le proteste fanesi, dagli 11 metri Paglia è glaciale e porta in vantaggio i suoi, primo centro stagionale per lui festeggiato sotto la curva Volpi. Dopo il gol gli animi si surriscaldano e prima del duplice fischio si accende un parapiglia davanti alla panchina del tecnico Chianese, che l'arbitro spegne ammonendo il secondo portiere Vitello in panchina. Come nel primo tempo, la ripresa ricomincia al piccolo trotto. Il Fano corre ai ripari e inserisce un appello per Tomassini, con Nianga a scalare sulla corsia di sinistra, ma la prima occasione della ripresa è di marca nero-verde. Calcio di punizione dai 30 metri affidato al mancino di Vaccaro, pallone indirizzato al 7, dove vola Tomassino a deviare in corner. Il Fano si fa vedere per la prima volta in questa ripresa al 35esimo, mischia in seguito ad un calcio d'angolo con Serra, decisivo in uscita bassa, poi in appello mette alto sopra la traversa. L'arrembaggio del Fano non produce i frutti voluti, ma il Chieti si chiude bene e quando può riesce a ripartire. Accade al 50esimo, quando Masavud è bravo a mantenere vivo il pallone e in azione di 2 contro 1 serve Cesario per il gol che vale il definitivo 2-0 e quinto gol stagionale per l'attaccante subentrato nella ripresa. Mercoledì, trasferta difficile a Matese per cercare di chiudere in bellezza un anno travagliato in casa
Fano e tempo di riflessioni per una zona playoff che si allontana sempre di più. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento da non perdere con il replay di Enrico Rocchi, i suoi ospiti, soprattutto ospite principale, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, 24 ore dopo la sconfitta contro il Picerno e a pochi giorni dalla trasferta di Avellino. Il TG6 invece torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.